In un mercoledì umido e bagnato ritorniamo però a vivere sulla diretta con alcuni protagonisti del mitico Spisa Sporting Club. Siamo allo stadio Arena Garibaldi, voi non ci potete entrare, noi vi portiamo allo stadio in casa perché è sempre bello poter respirare l'aria dei gradoni, soprattutto se vediamo in ordine di tempo e vi facciamo conoscere l'ultimo arrivato, perché al 31 di gennaio ha staccato il pass per entrare nell'Arena Garibaldi con la maglia numero 32, se non ricordo male, addosso, Andrea Beghetto. Andrea Beghetto, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Benissimo, 2 settimane circa che è a Pisa, più o meno, ambientamento? bellissimo, bellissima la città, ho avuto modo poco di girarla, abbiamo sempre giocato praticamente, però ho avuto il piacere di conoscere il gruppo, è veramente un gruppo fantastico, mi hanno subito fatto sentire parte di loro, quindi devo dire veramente alla grande. Andrea, 3 piazze nel suo passato, Ferrara, Frosinone, Genova, 3 città completamente diverse a Pisa, però tutte più o meno a misura d'uomo. È per questo che lei si trova tranquillamente bene Sì, dappertutto? io non sono un ragazzo che ha molte pretese, a me piace vivere bene, stare bene in famiglia e penso che Pisa sia, come hai detto tu, le altre piazze che ho girato. Differenze fra Pisa e le altre? Le hai già viste o no? Ma Già potute avvertire o no? a livello di, ti posso parlare a livello di Certo. squadra, sicuramente mi sono ambientato molto più velocemente qui che magari in altre piazze, però magari ero anche un ragazzo più giovane, ora sono un po' più maturo, quindi anche il modo di approccio, come mi approccio con le persone magari si è modificato col tempo. Allora, Andrea Beghetto è definito il Roberto Carlos dei tempi recenti del calcio. Si ritrova? È molto esagerato come paragone. Diciamo che sono un terzino barra quinto molto offensivo, quindi nasco da esterno alto, giocavo sia nel 4-4-2 a sinistra che a destra, e magari cercavano di sfruttare il mio saper puntare, spostare e crossare, magari quello può sembrare, però ora mi hanno spostato un po' più indietro e cerco di, insomma, di fare nel migliore dei modi sia la fase difensiva che la fase offensiva. Però c'è stato un punto finora in questa carriera brillantissima, anche se estremamente breve, a Este, 12 gol, 6 rigori, gran punizioni. Ha Sì, era il periodo in cui fatto. giocavo esterno alto. Ecco, sembrava di rivedere un altro grande terzino, lei è troppo giovane, io sono vecchio, me lo ricordo, che era Branco, altro uomo del Genoa, che batteva le Sì, punizioni con le 3 dita esterne nella valvolina del fece un pallone. gran gol nel Ugu derby, fece un bravo, gran gol nel uguale? derby. Suo modo di battere le punizioni No, uguale? Le studia o le vengono così? mi viene così, è un modo anche naturale di calciare, poi diciamo che si può sempre migliorare, però mi piace molto essere naturale, fare quello che penso e mi viene al momento. Ecco, io ho visto su internet un gol fatto da Ciofani quando lei era in maglia Frosinone, dopo una cosa fantasmagorica, andatevelo a cercare perché merita veramente. Un esterno di sinistro al volo, finito sulla traversa, lui ha ripreso la ribattuta, non mi ricordo contro chi era, Contro forse, Lentella. Sì. e fatto, ma pensare di andare a fare quella conclusione di esterno sinistro così, vuol dire essere fortissimi con se stessi. Era una partita che abbiamo giocato di sera e c'era il campo ghiacciato. Quindi ho provato, soprattutto nell'area, diciamo, nell'area di là, coperta, Coperta, quella più sì, ghiaccio. dove non batteva il sole. Quindi poi anche giocandoci ti rendevi conto che si faceva anche fatica solo a fare un cambio di direzione. La palla è uscita, dopo avevo crossato una mezza ribattuta in aria, è ritornata a me. Ho visto il portiere che era sul primo palo e ho provato a fare di esterno il pallonetto Una sul roba secondo palo, sì, veramente bella, cercando di sfruttare un po' il bella, bella ghiaccio. da vedere. Andrea Beghetto è sicuramente espressione della sua terra, Veneto nel vero senso della parola, anche sulla carta d'identità c'è scritto Perugia, poi capiremo perché. Lo dimostra anche un piccolo episodio che vediamo se lui si ricorda. Uno dei raduni del Frosinone, direi 2017. Il raduno era previsto tra le 9 e le 11 del mattino, lui arriva alle 8:58. Era l'episodio famoso di quella signora polacca che continuava a chiedere autografo a tutti perché sosteneva che suo figlio giocava in una fantomatica. Se la ricorda questa No, cosa questa qui? non me la ricordo.
Era nel 2017, agosto 2017. No, mi ricordo che primo, arrivai Andrea primo, Andrea sì. primo, sono tutti gli altri esimi primo. E lui è arrivato primo, concretezza, ha salutato tutti, buongiorno, 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 sono qui in camera, questo è Andrea Beghetto, ecco. Si capisce l'uomo, credo che Andrea Beghetto continui la galleria di quelle scelte del direttore Gemmi dove si va prima a privilegiare la persona che poi la caratteristica del giocatore, questo è uno dei segreti, credo, del gruppo di Mister piacere, D'Angelo. Mi fa molto piacere di questa cosa qui, perché insomma quello che poi uno fa, io penso che quello che uno fa dentro al campo poi è una cosa a sé. Uno può sbagliare, può far bene, insomma ci sta, nella vita tutti sbagliano, tutti fanno le cose giuste, poi con i ma non si va mai da nessuna parte. Però penso che quello che si faccia fuori sia importante, perché si dà un esempio, comunque noi siamo personaggi comunque che abbiamo una certa visibilità, si dà un esempio, si cerca comunque sempre di essere, io cerco sempre di essere me stesso sia fuori che dentro dal campo, poi ovviamente in campo uno si trasforma perché l'emotività dopo prende il sopravvento, però insomma uno cerca sempre di essere corretto e giusto in tutte le cose che fa, ovviamente tutti sbagliano come ho detto prima, quindi magari anche cercando di essere giusti uno sbaglia. Andrea, lei è un uomo social? Sta sui social tanto, poco, niente? Diciamo mediamente, non so, mi ritrovo nella media, non ne sono uno che se non vede il telefono per un'ora impazzisce, diciamo. Si è messo da parte quel video che la Web TV della SPAL le ha dedicato con l'intervistatore che continuava a insistere, se il piede magico di Beghetto, sì. Studi, ti alleni, lo fai, è naturale. Sì, me la ricordo, era il primo anno che ero alla SPAL. E fatalità, se non sbaglio era o la prima o la seconda partita che seconda, subentravo, sì. E mi capitò una palla al limite dell'area verso l'esterno e vidi il movimento dell'attaccante, la misi tra la difesa e il portiere, fortunatamente con quel gol pareggiamo, quindi dopo ci fu questo video in settimana e venni anche un po' preso in giro dai compagni perché insomma era solamente un passaggio un po' più forte, tra un cross e un passaggio, quindi non era una cosa eccezionale, però insomma mi fa piacere che dopo abbia fatto... È rimasto lì, piede magico, titolo proprio, il piede magico di Beghetto. Andrea Beghetto è un predestinato, questo è innegabile, e adesso andiamo anche a spiegare perché. Per i più anziani, cioè per quelli della mia età, il cognome Beghetto porta automaticamente alle due ruote, a un pistard esagerato, il nonno. Sì. Beghetto, olimpionico e mondiale del 1960, Bianchetto Beghetto aveva fatto sognare chi amava quel tipo di sport in una maniera esagerata, perché era veramente sangue, sudore e lacrime. Sì, era uno sport veramente faticoso. Il babbo, Massimo, è stato un'altra bella espressione calcistica, quindi da un nonno ciclista e da un babbo calciatore non poteva venire altro che fuori un calciatore che viaggia. Per cui Andrea Beghetto ha messo assieme questi avrei geni fare familiari. Avrei potuto fare basket o pallacanestro per cambiare sempre sport di generazione, però ho deciso... Devo dire senza volerla offendere che forse meglio, per fare basket la statura non c'è. Però un buon playmaker, potrei essere un buon playmaker. Però no, diciamo sono cresciuto col pallone, quindi... E ho provato anche a fare un po' di ciclismo, però lo uso più magari quando ho qualche infortunio che non mi permette magari di fare attività come può essere la corsa, comunque tutto quello che riguarda il campo magari lo uso per tenermi allenato e nei periodi estivi, però sono cresciuto con il pallone, insomma, tra i piedi, papà lo portava a casa. Chievo, quindi... Perugia, ecco, sì. Perché sulla carta d'identità c'è scritto nascita, sì. Perugia. Andrea, Vicenza, Dundee e anche Malta, se non sbaglio, no? Sì, ho avuto una piccola esperienza sia a Malta, era per una fase di qualificazione, una squadra cercava giocatori di esperienza e insomma ha deciso di fare anche quell'esperienza lì poi alla fine. Allora, vediamo se anche questa cosa se la ricorda. In una intervista al Corriere Vicentino di un paio d'anni fa, Babbo Massimo, a domanda su ma il figlio Andrea chiede consigli, disse, cosa disse? Non me lo ricordo, però se vuoi ti posso dire la verità, che magari ha detto una bugia lì. Perché? No, perché sicuramente c'è un papà che ha giocato comunque anche, penso che anche... A livelli più che buoni. Sì, insomma, ha fatto una buonissima carriera. E hai sempre magari quella ricerca di un confronto anche per capire se magari una tua lettura, una tua visione di quello che può essere successo la domenica, il sabato, insomma, quando si gioca, può essere corretta, può essere sbagliata.
E sicuramente come magari avere un allenatore che ti può dare la sua visione con gli occhi, ripeto, di un allenatore, non magari di un giocatore, perché comunque poi mio papà comunque ha allenato e posso anche entrare nella parte dell'allenatore, avere la fortuna insomma di vedere anche con quegli occhi lì. Poi ovviamente io sono un giocatore e la vedo con i miei occhi. In quella situazione Babbo Massimo rispose: "No, io non gli dico nulla perché preferisce parlare con la mamma". Sì, anche con la mamma, sì, è vero. Parliamo, diciamo, siamo una famiglia molto, insomma, molto legata e infatti loro sono diventati nonni da quasi 1 anno e 2 mesi, quindi Francesco? Francesco, sì, Francesco, insomma, sono fortunato perché comunque è una bella famiglia e insomma, non è facile, sono fortunato. Ecco, si dice sempre, spesso e volentieri, che determinati sport sono la metafora della vita. Più il calcio, più il ciclismo, la metafora Più il della vita per ciclismo, Andrea Berghe. più Sì? il Più ciclismo. ciclismo? Sì, Più fatica? Più perché da solo contro tutti? secondo me sì, è più una cosa singola, molto soggettiva, cioè nel senso se quel giorno non stai bene, non stai bene tu. Non puoi magari avere 10 compagni che corrono a darti una mano. E la vita insomma è così, perché alla fine è difficile trovare qualcuno che fa del bene, ti fa del bene senza voler magari qualcosa in cambio nella vita reale. Pensate su questa frase che cosa può aver provato il nonno la scorsa estate quando girava tranquillamente vicino a casa sua in bicicletta, è passato uno che probabilmente non aveva, come si dice a Pisa, non batteva pari e gli ha lasciato un cazzotto in bocca così, senza neanche dirgli niente, nella maniera più assoluta. 10 giorni di prognosi, che cosa ha fatto nonno Beghetto? Dopo aver preso questo saccagnato, è risalito in bicicletta, ha continuato il giro, è andato in ospedale, si è fatto curare, è tornato a casa e a domanda. Ha parlato mai con voi di questo episodio, No, Andrea? con me no, penso di aver parlato con i miei genitori perché penso stesse andando a trovare i miei genitori che abitano a 500-600 metri, quindi lui fa sempre il suo solito giro, è una strada secondaria dove non incontra mai nessuno, quindi anche in questo periodo che non si può vedere, non si può fare, un po' di limitazioni, lui magari si prende quei 15-20 minuti di bicicletta, insomma non fa male a nessuno, quindi andava a trovare i miei genitori e insomma sono cose che possono capitare al mondo d'oggi, sono strane ma capitano purtroppo, quindi bisogna essere sempre attenti. Io l'unica cosa che si possa dire a questo gentile signore, che alle cronache dicono non sia ancora stato identificato, nonostante sia stato cercato, è che ti possa capitare un giorno di provare la stessa identica cosa con un altro che ti usa lo stesso metro di saluto che tu hai usato nei confronti di un uomo come nonno Beghetto. Andrea, noi siamo in fondo a questo spazio, è stato un piacere Piacere è stato accoglierla mio. a Pisa. Da questi primi 6 mesi, perché se non ricordo male sono 18 gli anni, i mesi di contratto da Frosinone a Pisa con obbligo di riscatto, per cui in pratica Sì, Beghetto è un giocatore del Pisa. sì, sì. Da questi 6 mesi, ambientamento o risultati? Si aspetta. Ma allora, dirti innanzitutto, sono contento che il Pisa abbia fatto un investimento così, perché come insomma capivo il momento l'anno scorso quando è iniziata la pandemia, che comunque c'è una crisi e si è risaputo, sono veramente contento che abbiano avuto comunque il coraggio di investire su un giocatore sì, che ha avuto, che ha fatto, che comunque che ha giocato, che ha fatto, che però comunque sempre non ha 30 anni, che magari diciamo ancora più esperto. Quindi mi fa molto piacere, sono veramente cioè, orgoglioso di quello che hanno fatto per me e spero, ricollegandomi alla tua domanda, e di avere risultati, perché con i risultati poi anche le prestazioni magari diciamo mediocri possono avere anche magari un risvolto migliore, essere viste con un occhio diverso secondo me. Quindi penso che i risultati poi portino anche magari le prestazioni, perché se uno ha dei risultati ha anche uno stimolo in più per dare sempre di più. Onestamente, devo essere veramente molto onesto, penso che questa squadra possa fare molto già in questi primi 6 mesi perché ho avuto veramente un impatto bellissimo e mi hanno fatto veramente una bellissima impressione i miei Il compagni. 32 ha un significato della maglia o no? Onestamente, no, c'erano dei numeri che mi sarebbe piaciuto prendere, però erano già occupati dai miei compagni e io ho voluto adattarmi e prendere il primo numero disponibile che mi potesse un po' piacere. Però devo essere sincero, era un numero che non avevo mai pensato di prendere, però mi piace, mi piace.
3 più 2, 5, sì, è rotondo, c'è sempre completo. Un 3, però, che è il 3 è un po' ricorrente nella mia vita, quindi c'è un 3 e quello è importante. Andrea Beghetto, grazie, è stato veramente un piacere. In grazie bocca al lupo per il poi. E allora, amici del mitico Pisa Sporting Club, quando vedrete qualcuno sulla fascia sinistra correre come se sotto avesse due ruote di bicicletta, non può essere altro che Andrea Beghetto.